Buongiorno a tutti e benvenuti a tutte le classi, ragazzi, le ragazze, gli insegnanti e le insegnanti che sono con noi oggi. Io sono Anna Greco, lavoro per l'ufficio comunicazione dell'INFN e oggi parliamo di onde gravitazionali. Lo facciamo con Ornella Giuliana Piccinni. Ciao Ornella. Ciao Anna, ciao a tutti e tutte. Ornella oggi sarà con noi per raccontarci un po' di cosa si occupa, qual è la sua ricerca. Comincio a chiederglielo subito e poi vedremo un piccolo video in cui ci ha raccontato in modo più specifico cosa sono le onde gravitazionali. Ornella, cosa fai? Allora, va bene, come hai detto tu, io lavoro nel campo delle onde gravitazionali. In particolare faccio parte della collaborazione internazionale Virgo, che collabora con LIGO e CAGRA, che sono gli altri due grandi esperimenti negli Stati Uniti e in Giappone. E in particolare io mi occupo di analizzare i dati di questi strumenti, quindi cercando di trovare dei segnali gravitazionali, quindi prodotti da queste onde gravitazionali nei dati di questi strumenti. Credo che poi parleremo un po' più nel dettaglio, no, di cosa sono questi strumenti, come si fa a trovare questi segnali e che cosa ci dicono poi questi segnali di fatto. Quindi E usiamo. al momento sono a Barcellona, lavoro all'IFAE, l'Istituto di Fisica delle Alte Energie spagnolo, diciamo, di Barcellona in particolare, però per tanti anni facevo parte del gruppo di Roma, gruppo Virgo di Roma dell'INFN. Quindi un sacco di informazioni che possiamo ricevere da queste onde gravitazionali. Intanto vedo che hanno cominciato a collegarsi anche le altre classi che saranno con noi oggi. Vi ricordo che Ornella dopo il video sarà qui con noi, potrete fargli delle domande qui nella chat di YouTube a cui proveremo a rispondere. Se vi fa piacere, questo è per le insegnanti, magari indicateci anche il nome del ragazzo o della ragazza che sta facendo la domanda, così saprete che stiamo rispondendo proprio alla vostra domanda. Intanto direi iniziamo a guardare il video e poi vi aspettiamo dopo il video per rispondere alle vostre domande. Sicuramente vi sarà capitato quando siete al lago o al mare che quando lanciate un sassolino si formano delle piccole ondine attorno al vostro sasso. E allo stesso modo, quando nuotate, spostando l'acqua, vedete proprio che ci sono delle, appunto, increspature. Vi svelo un segreto: anche il nostro universo è fatto di un'acqua molto speciale e le stelle, i pianeti, la Terra sono come dei piccoli pesciolini che spostano l'acqua del nostro universo. Potete pensare che anche il nostro universo è un gigantesco acquario dove stelle, sistema solare, la Terra stessa galleggiano dentro e fanno proprio muovere quest'acqua del nostro universo. In realtà non è una vera e propria acqua, ma è un'acqua un po' speciale. Quest'acqua speciale si chiama spazio-tempo, ma capiamo di che cosa stiamo parlando. Quasi 100 anni fa, un famosissimo scienziato dal nome Albert Einstein aveva pensato che in realtà non riusciamo a descrivere il nostro universo in maniera completa solo utilizzando tre parole: lunghezza, larghezza e altezza. Ma che per farlo ci serviva una quarta parola che adesso chiamiamo tempo. Bene, spazio e tempo, secondo Einstein, sono collegati e a seconda di come cambia uno, cambia anche l'altro. In particolare, secondo Einstein, tutti gli oggetti astrofisici, per esempio appunto le stelle, i pianeti, eccetera, quando si trovano in quest'acqua speciale, la cambiano, la deformano, proprio come quando noi cambiamo l'acqua attorno a noi quando nuotiamo. E c'è da dire di più, in realtà, quando questa acqua speciale cambia, gli altri oggetti un po' più piccoli, a loro volta, seguono proprio questo cambiamento della nostra acqua speciale. Ma capiamolo insieme con l'aiuto delle biglie e di un tappeto elastico. Grazie.
Possiamo immaginare il nostro universo, oltre che come un acquario, anche come un tessuto, come questo qui. In questo tessuto, quando ci aggiungiamo degli oggetti, che possono essere le stelle, la terra e così via, questo viene deformato. Man mano che aggiungo oggetti sempre più pesanti, questa deformazione è molto più evidente. Proviamo allora a metterci un peso molto più grande, come per esempio un pesetto da un chilo. Come vedete, la deformazione del nostro spazio-tempo è sicuramente maggiore. Aggiungiamo altro peso, come vedete è ancora più grande. Allora proviamo però a lanciare una pallina e vediamo che succede. Se io faccio partire la pallina da ferma, questo cadrà direttamente verso il peso maggiore. Ma se io invece provo a dargli una diversa velocità iniziale, questa farà proprio delle orbite come i pianeti nel nostro sistema solare. Quindi abbiamo capito che oggetti molto pesanti deformano il nostro spazio-tempo e dicono agli oggetti più piccoli come muoversi. Fino ad ora abbiamo capito che il nostro universo è fatto di un materiale strano chiamato spazio-tempo. Ma vi ricordate che io vi ho detto che quando lanciamo un sassolino nello stagno questo genera delle piccole ondine? E allora però come facciamo a generare queste piccole ondine anche nel nostro acquario universo? Di solito noi scienziati chiamiamo queste ondine onde gravitazionali. Con il tappeto elastico abbiamo visto che oggetti più pesanti deformano il nostro spazio-tempo in maniera più forte. Ma quanto devono essere pesanti questi oggetti celesti? Per esempio, quanto il Monte Everest? Non credo. Tutta la Terra? Nemmeno. Pensiamo alle stelle, come al Sole. In realtà, gli oggetti più pesanti del nostro universo si chiamano stelle di neutroni e sono delle stelle un po' speciali. Infatti pesano quasi quanto 2-3 soli. Oltre alle stelle di neutroni, tra gli oggetti ancora più pesanti troviamo i buchi neri. Pensate, sono talmente pesanti da deformare il nostro acquario universo così tanto che sono in grado di attirare a sé tutto, persino la luce. Ma non basta che questi oggetti siano pesanti, devono anche muoversi velocissimamente e magari con velocità simili a quelli della luce, che ad oggi è la velocità in assoluto maggiore che conosciamo. In realtà, quando parlo di oggetti pesanti, non è che mi riferisco necessariamente ad un oggetto molto grande. Pensate infatti che le stelle di neutroni, come vi dicevo prima, che sono le stelle che pesano quanto 3 soli più o meno, hanno una grandezza che è pari alla città di Roma. Quindi immaginate di prendere 3 soli e incastrarli tutti dentro il raccordo anulare. Insomma, parliamo di un oggetto molto denso. Almeno, denso è la parola che noi fisici usiamo per esprimere questo concetto. Abbiamo capito quindi qual è l'identikit del nostro scuotitore dello spazio-tempo perfetto. Deve pesare tanto, si deve muovere molto velocemente, questo perché non è affatto facile sentire o comunque studiare queste ondine. Infatti anch'io in questo momento sto generando delle onde gravitazionali, ma peso sicuramente meno di una stella di neutroni e non mi sto muovendo veramente molto velocemente. Come vi raccontavo, io faccio parte di un gruppo di scienziati e di scienziate che studia appunto queste onde gravitazionali. Se per vedere le stelle usiamo i telescopi, per sentire le onde gravitazionali invece usiamo degli strumenti chiamati interferometri.
Io infatti lavoro all'interferometro che si chiama Virgo e si trova qui in Italia, a Pisa. Avete presente? La città di Galileo. C'è un gemello, anzi due, che si trovano negli Stati Uniti e si chiamano LIGO. Siccome queste increspature sono molto piccole, ci serve uno strumento tanto tanto preciso. E per avere uno strumento preciso, in realtà, ci serve uno strumento molto grande. Pensate che Virgo, infatti, è formato da due bracci disposti ad L lunghi 3 km l'uno, mentre LIGO 4 km l'uno. Qui vi mostro un piccolo modellino, molto semplificato, del nostro interferometro Virgo. Qui abbiamo un raggio laser che viene diviso in due, da questo lato e da quest'altro. Qui abbiamo uno specchio che rimbalza il fascio laser e questa stessa cosa succede da quest'altro lato. Qui abbiamo un altro specchio e alla fine i due raggi si incontrano in questo punto. Lì li vediamo separati, ma nel nostro esperimento in realtà coincidono e si trovano nello stesso punto, formando questa immagine. Per vederla meglio ci serve spegnere le luci. Nel momento in cui passa un'onda gravitazionale, visto che deforma lo spazio-tempo, questa sposterà anche lo spazio fra i nostri specchi e quindi l'immagine che vedremo lì sarà diversa. Possiamo simulare il passaggio di un'onda gravitazionale battendo con le dita sul nostro modellino dell'interferometro, in modo da farlo vibrare. Vediamo l'immagine cambiare. Nella realtà, quando questa immagine cambia in un certo modo, sappiamo che si tratta dell'effetto del passaggio di un'onda gravitazionale. Anche se Einstein aveva pensato l'esistenza di queste onde gravitazionali quasi 100 anni fa, solo recentemente il nostro team di scienziati e di scienziate è riuscito a percepirle per la prima volta. La prima onda gravitazionale che siamo stati in grado di sentire è stata quella generata dalla danza di due buchi neri che pian piano si sono avvicinati e poi si sono scontrati formando un unico buco nero. Questo scontro ha quindi fatto muovere l'acquario del nostro universo e queste onde sono arrivate fino alla Terra. Ma non è finita qui, siamo stati in grado di sentire anche le onde gravitazionali prodotte dalla danza di due stelle di neutroni che si sono fuse in un'unica stella di neutroni. Questo è stato un evento molto speciale, perché non solo siamo stati in grado di sentire le onde gravitazionali che si sono prodotte in questa fusione, ma anche siamo stati in grado, insieme ai nostri colleghi astronomi e astrofisici, di vedere la luce emessa in questo evento. Insomma, la prima volta che abbiamo misurato queste onde gravitazionali è stato un successo mondiale. E vi dirò di più, Einstein stesso, che comunque le aveva immaginate, non pensava fosse possibile misurarle. Dal 2015 fino ad ora siamo stati in grado di sentire quasi 50 di questi scontri gravitazionali. Insomma, un bel malloppo. Però ancora non abbiamo finito di investigare il nostro acquario universo. In realtà, infatti, ci sono anche altri tipi di onde gravitazionali che non abbiamo ancora sentito, come per esempio l'esplosione di una stella o il segnale emesso da una stella singola che ruota con un piccolo bozzetto tipo una montagnetta o altre cose anche più esotiche. Per arricchire quindi la nostra lista di eventi gravitazionali strani e nuovi, abbiamo bisogno di altri strumenti.
Si pensa infatti di lanciare un nuovo interferometro spaziale nello spazio, fatto di navicelle che si lanciano dei laser a vicenda e che verrà messo in orbita attorno alla Terra. Un altro strumento previsto è sempre un interferometro che verrà costruito sottoterra, probabilmente in una miniera in Sardegna e che si chiama Einstein Telescope. Insomma, fino ad oggi le onde gravitazionali ci hanno regalato tantissime sorprese e grazie al loro studio abbiamo anche scoperto meglio alcuni aspetti del nostro universo. Ma non è certamente finita qui e non vediamo l'ora di scoprire quale sarà il prossimo corpo celeste che farà vibrare l'acqua speciale del nostro universo. Oh, Ornella, grazie, ci hai introdotto un po' di cose e vedo che già arrivano in chat un po' di domande per te, un po' di curiosità. Io aprirei le danze con la domanda che ci arriva da Antonella Pairone e ci chiede: va bene, osserviamo le onde gravitazionali, ma queste onde gravitazionali trasmettono messaggi che siamo in grado di comprendere? Allora, più che messaggi intesi come appunto, no, un SMS, un messaggio che riusciamo a leggere e a interpretare in maniera immediata, in realtà quello che noi possiamo vedere, comunque quello che ci possono dire queste onde gravitazionali, lo troviamo nei dati proprio. Quando noi analizziamo i nostri dati, cerchiamo queste informazioni qui. In realtà il segnale gravitazionale è caratterizzato da alcune proprietà che sono tipiche dell'oggetto che lo ha emesso, quindi per esempio la massa oppure quanto gira velocemente il sistema che stiamo considerando. Quindi più che darci delle informazioni immediate, noi attraverso l'analisi dati e quindi attraverso la matematica fondamentalmente riusciamo ad interpretare delle proprietà fisiche del sistema che abbiamo trovato, che abbiamo visto, che, anzi in questo caso diciamo sentito, perché di fatto non è che la vediamo l'onda gravitazionale. Però per farlo ci serve l'interpretazione matematica, perché altrimenti non siamo in grado così da esseri umani di capire quello che sta succedendo. Hai parlato di dati. Questi dati come li prendete? Da dove vengono fuori? Allora, i dati vengono fuori da questo strumento che si chiama interferometro. L'interferometro, come più o meno vi ho anticipato nel video, funziona, nel senso che noi prendiamo queste immagini che avete visto, no? Le frange di interferenza, che si chiamano queste immagini così strane. Queste immagini di fatto sono dei numeri, sono trasformate in numeri. E quindi noi, guardando questi numeri, cerchiamo di tirare fuori delle informazioni più o meno interessanti e a seconda di come cambiano questi numeri nel tempo, per esempio, o usando altri strumenti matematici, noi riusciamo a tirare fuori delle informazioni. Quindi gli interferometri ci permettono di fare una cosa che non potremmo fare diversamente. Antonino ci chiede se potremmo sentire le onde gravitazionali senza uno strumento apposito. Senza uno strumento apposito e soprattutto senza uno strumento sensibile, abbastanza sensibile, non saremmo in grado di sentire niente. Infatti noi siamo costantemente attraversati da onde gravitazionali, e questo è il fatto, però non sempre siamo in grado di, cioè noi come esseri umani non siamo in grado di sentirlo. Gli interferometri, che sono degli strumenti altamente sensibili, sì. Infatti, gli interferometri di fatto sono sensibili a tantissime altre cose, anche al passaggio della macchina vicino allo strumento, oppure ai terremoti, ai maremoti e a tantissime altre cose. Per questo è importante utilizzare delle tecniche adeguate di analisi dati e comunque guardare attentamente questi dati per capire se si tratta di un rumore, se si tratta di un segnale e quindi capire che cosa stiamo guardando. Senti, Hugh dalla prima E giustamente ci chiede: ok, siamo continuamente attraversati, onde gravitazionali possono danneggiare la Terra? Allora, no, come vi dicevo, noi siamo costantemente attraversati da onde gravitazionali, ma l'interazione che queste, diciamo, quanto si legano a noi, a ogni materiale che è vicino a noi, queste onde gravitazionali, è molto piccolo. Cioè, è un tipo di interazione che noi non ce ne accorgiamo nemmeno.
Quindi siamo costantemente attraversati da queste onde gravitazionali, ma non è che ci deformano, o comunque la deformazione è talmente piccola, sotto al microscopio, per cui nemmeno ce ne accorgiamo. E per questo ci servono appunto questi strumenti che invece sì, sono in grado di sentirle. Senti, nel video ci raccontavi che gli oggetti che possono produrre, gli oggetti, i corpi celesti che possono produrre onde gravitazionali pesano quanto 3 volte il Sole. Quindi Riccardo ci chiede quanto pesa il Sole. Ecco, bravo, perché il Sole, diciamo che noi in generale, gli astrofisici, le astrofisiche, utilizzano tanto l'unità di misura rispetto al Sole. Quindi noi, il nostro metro, è il Sole, il nostro metro di paragone è il Sole. E il Sole in generale pesa 10 alla, si dice 10 alla 30 kg, cioè ovvero 10 più 30 zeri dopo il 10, cioè immaginatevi un numero grandissimo. Per quello chiaramente non è che ogni volta che riportiamo dei pesi siamo lì a mettere 30 zeri, ma semplicemente il nostro campione di misura è proprio il Sole. Anche perché dovreste andare a capo ogni volta. Sì, ogni volta dovremmo andare a capo, sicuramente non ci basta il foglio A4 del quaderno. Senti, è sempre dalla classe di Bologna, Gabriel ci chiede quanto sono grandi le stelle, quindi quanto è grande, largo il Sole. Allora, diciamo che in generale il Sole che è una stella media, no? Esistono stelle più grandi, stelle più piccole, ma il Sole ha un raggio di circa, se non mi ricordo male, l'abbiamo anche scritto nel video, ma 700.000 km. Ok, 7 più 0, 0, 0, 0, 0. Quindi non basta sicuramente la Terra, chiaramente, ma è molto più grande. Ma abbiamo parlato non solo di stelle, di particolari stelle, ma anche di buchi neri. Sofia ci chiede invece quanto pesa un buco nero, quindi molto di più, penso. Sì, esatto, come vi dicevo, allora, vi dicevo nel video che le stelle di neutroni possono arrivare a pesare fino a, in realtà, 2 soli e mezzo, non tanto 3, perché a quel punto, quando la massa della stella in questione è tanto grande, collassa in un buco nero, cioè diventa un buco nero. Quindi questo vuol dire che i buchi neri hanno masse più piccole fino ad ora. Questo è quello che sappiamo fino ad ora, ovviamente, ci sono poi altre teorie. Però diciamo che in generale la massa più piccola di un buco nero può essere 3 masse solari, quindi 3 volte il Sole. Questo è il più piccolo, però in realtà noi sappiamo che esistono dei buchi neri cosiddetti supermassicci, che pesano tipo fino a 10 alla 9, quindi 10 più 9 zeri masse solari, quindi una cosa veramente molto grande. Tra l'altro vi dico, esiste un buco nero supermassiccio proprio nella nostra galassia, nella Via Lattea, quindi noi sappiamo che questi oggetti esistono, sono stati anche fotografati dall'Event Horizon, vi ricorderete, no? La famosa foto del buco nero, no? Il cerchio con l'immagine gialla. Però è anche vero che secondo alcune teorie possono esistere dei buchi neri addirittura più piccoli, quindi più piccoli del Sole, quindi, però sono oggetti che vengono considerati più o meno esotici. E qui ci leghiamo poi a parlare, finiamo a parlare anche di materia oscura, perché in realtà questi oggetti tanto piccoli si pensa possano essere in realtà fatti di materia oscura. Ho No, fermi tutti, materia oscura, ne detto parliamo troppe la cose. settimana prossima. No, assolutamente molto interessante e ne parliamo la settimana prossima per le classiche che saranno con noi lunedì prossimo con Matteo Duranti e la sezione INFN di Perugia. Quindi vi aspettiamo lunedì prossimo per parlare di materia oscura. Intanto fermi tutti, buco nero al centro della galassia. Nicolò ci chiede una cosa fondamentale. Cosa succede quando si cade in un buco nero? È già Ecco, scoperto? Noi ci questo. possiamo vedere visto che sta al centro della nostra galassia. Allora, noi in generale tutta la galassia gira. Se voi vedete delle immagini della galassia, è fatta a spirale e si vede proprio che tutti i corpi, in qualche modo, noi stiamo tutti girando attorno al nostro buco nero supermassiccio del centro della galassia. Come diciamo noi, la Luna gira costantemente attorno alla Terra e la Terra attorno al Sole, tutto il sistema solare si sposta verso il centro della galassia. Chiaramente questi sono moti che più che secolari, quindi diciamo che non è che domani cadiamo nel buco nero supermassiccio della nostra galassia,
Però diciamo che la tendenza ad essere attratti da questo grande attrattore, appunto, che è questo buco nero, c'è. Che succede? Per rispondere alla domanda che succede quando cadiamo in un buco nero, beh, questo è, diciamo, il grande cruccio di soprattutto molti teorici, perché in realtà non si sa. Si sa che oltre a un certo punto, oltre a quello che si chiama l'orizzonte degli eventi di questi buchi neri, qualcosa succede, ma non si sa esattamente cosa, perché in generale la gravità è così forte che nessuno è in grado di studiarla. E quindi diciamo esistono delle condizioni fisiche che noi non è che capiamo tanto bene come si comportano e quindi non sappiamo nemmeno che succede ad un corpo che entra in questo buco nero. Però esistono svariate teorie, infatti diciamo multidimensioni, altre tante cose anche un po' esotiche, diciamo. Quindi per il momento non ci dobbiamo No, preoccupare. diciamo che cerchiamo di studiarlo, però non lo sappiamo. Senti, hai parlato di questo fatto che ruotiamo e la galassia ruota intorno al suo centro, l'abbiamo detto anche nel video. E Riccardo da Bologna ci chiede giustamente perché non giriamo intorno alle cose che pesano più di noi, come abbiamo detto nel video. Allora, il vero motivo è perché c'è qualcosa che è ancora più grande rispetto a tutto quello che ci circonda, che è la Terra. Noi di fatto siamo in si dice costante caduta libera verso il centro della Terra. Ed è il motivo per cui noi possiamo camminare fondamentalmente e non rimbalziamo, perché non so se avete in mente gli astronauti che sono nello spazio galleggiano. Noi non galleggiamo semplicemente perché c'è la Terra che ci attira a noi e quindi di fatto noi stiamo, diciamo non girando perché non è che ci muoviamo, ma siamo ancorati alla Terra. Quindi noi sì, lo facciamo già. Se non ci fosse la Terra, probabilmente, e ci fosse qualcosa di un po' più grande di noi, abbastanza più grande di noi, allora sì, gireremmo attorno a queste cose più grandi di noi. Hai raccontato che le onde gravitazionali si generano quando si scontrano due stelle di neutroni, due buchi neri, una stella di neutroni e un buco nero. Ci fanno tante domande su cosa succede nei vari casi, te ne faccio alcune. Per esempio, Gabriel dalla prima E ci chiede cosa succede se due stelle di neutroni al posto di attrarsi si respingono. Cioè, può succedere nel caso che succeda? No, perché il discorso è che quando questi oggetti sono tanto compatti, densi, compatti, c'è questa attrazione gravitazionale, non è che sono come magari voi vi viene in mente, no, le cariche elettriche, il positivo e il negativo. Ok, quando avvicinate due magneti, per esempio, questi si respingono, ok? C'è qualcosa che vi blocca e non vi fa andare oltre. Invece la gravità funziona esattamente al contrario. Due masse vengono attratte, non è che si respingono, non è che c'è una carica negativa per cui è positiva, per cui si allontanano. Quindi questa cosa non succede. Quindi possiamo rispondere anche a Paolo Emanuele della quarta C di Ponte Nuovo che ci chiedono come fa una stella a essere attratta da un buco nero. Beh, come vi dicevo nel video, se il buco nero deforma lo spazio-tempo attorno a lui e una malcapitata stella di neutroni si avvicina, viene automaticamente inglobata, insomma, viene automaticamente attratta dal buco nero, perché diciamo che in generale tutti gli oggetti astrofisici tendono a fare il cammino meno più pigro possibile, ok? Quindi da un punto di vista anche matematico, insomma, noi sappiamo che se dobbiamo andare da un punto A a un punto B, la strada più piccola è una linea retta. Di certo non è che ci mettiamo a fare un giro e poi torniamo. Quando invece stiamo in uno spazio-tempo curvo, come quello che effettivamente si crea attorno al buco nero, il cammino più piccolo è questa orbita, no? E quindi la pigra stella di neutroni, quello che fa, quell'unica cosa che può fare è avvicinarsi al buco nero, a meno che non sia abbastanza lontana, per cui non sente questa deformazione dello spazio-tempo e quindi si salva. Senti, Maila Pozzi ci chiede se è positivo che questi corpi celesti si scontrino. Beh, è positivo? Direi di sì. Prima cosa perché altrimenti noi non esisteremmo, vi dico proprio questo. E in particolare una delle tante cose che abbiamo scoperto guardando questi segnali gravitazionali è il fatto che elementi pesanti, più pesanti del ferro e anche carbonio e altri elementi che, di,
di cui noi siamo fatti, sono generati proprio in questi scontri stellari. Perché se uno si va a studiare proprio la storia dell'evoluzione delle stelle, si sa che si iniziano a bruciare gli elementi più leggeri, per esempio l'idrogeno, l'ossigeno e così via, e man mano si vengono a creare degli elementi pesanti, fino al ferro. Quando si arriva al ferro, in generale, poi la stella non riesce più a produrre elementi pesanti, ma collassa su se stessa e si forma appunto o una stella di neutroni o un buco nero in generale. Quindi poi che cosa succede? Per avere degli elementi ancora più pesanti, più complessi anche, abbiamo bisogno di più energia e quindi ci servono due stelle, per esempio, che si scontrano e ci danno l'energia, il budget di energia necessaria per creare elementi più pesanti e quindi praticamente per dare la vita. Ma ce lo chiedono più volte, quindi te lo chiedo, potrebbe nascere un buco nero dalla Terra? Dalla Terra, così com'è, no. Ok, Diciamo quindi al anche qua possiamo massimo. stare tranquilli. Che cosa? Anche qui possiamo stare Sì, tranquilli. tranquillamente. Ma anche vicino a noi potrebbe nascere un buco nero oltre a quello che c'è al centro della galassia? Allora, diciamo che non è che i buchi neri si creano così. Il buco nero in generale si può creare, per esempio, dall'esplosione di una cosiddetta supernova, quando la massa di questa stella è tanto tanto grande, e allora, come vi dicevo, non riesce a sostenersi e quindi collassa esplode e collassa su se stessa fino a formare un buco nero. Altrimenti, un altro modo che poi abbiamo scoperto, infatti, studiando i segnali gravitazionali, è che un buco nero si può generare dallo scontro di due buchi neri. Quindi diciamo che questi sono i due canali di formazione, due modi possibili di formare i buchi neri e non è che appunto dall'oggi al domani un buco nero spunta vicino a noi, questo è abbastanza improbabile a meno che non ci sia qualcosa di completamente fuori da quello che abbiamo capito, però fino ad ora diciamo le cose sono così. Bene, meno male. Senti, ci arrivano le onde gravitazionali e ne vengono fuori tutta una serie di domande che ci stanno facendo i ragazzi. Dalla terza A dell'Istituto Pascoli ci chiedono con quale unità di misura si misurano le onde gravitazionali. Allora, l'ampiezza delle onde gravitazionali in realtà non ha unità di misura, perché noi di fatto quello che misuriamo è nel pratico proprio, è la deformazione relativa rispetto a due punti. Okay? Noi abbiamo due punti e questi quando passa l'onda gravitazionale si allungano, si avvicinano, insomma. Quello che poi andiamo a misurare è quanto si sono spostati diviso la loro distanza, quindi in realtà è un'unità adimensionale, non c'è un'unità di misura per l'ampiezza delle onde gravitazionali. Poi ci sono altri parametri che possiamo misurare, per esempio la frequenza, che è praticamente quante volte gira, nel caso di due buchi neri, quante volte girano uno attorno all'altro questi buchi neri, oppure diciamo in qualche modo vi dà l'idea di quanto velocemente si possono muovere, ecco, detta un po' così. Però la cosiddetta strain, che chiamiamo noi, che è quello che poi esce fuori dai detector, dagli interferometri, è adimensionale. Dalla prima H invece dell'Istituto Comprensivo Giordano Bruno ci chiedono se le onde gravitazionali possono essere deformate, deviate o divise in qualche modo. Ecco, questo è in realtà un'ottima domanda perché fa parte di tutti quei test che noi chiamiamo di test della relatività generale, perché secondo la relatività generale queste onde gravitazionali si trasportano con una velocità pari a quella della luce e in generale non ci aspettiamo che ci siano deformazioni. Perché questo vorrebbe dire che in realtà la loro velocità di propagazione non è esattamente quella della luce. E, secondo alcune teorie questo è possibile, ma fino ad ora noi non siamo riusciti a dimostrare che è così. Noi abbiamo visto che effettivamente con un'incertezza abbastanza piccola, siamo riusciti a dire che effettivamente queste onde gravitazionali si muovono alla velocità della luce. Esistono poi altri fenomeni per cui è possibile che queste onde gravitazionali si possano deformare, per esempio, quando arrivando verso di noi c'è un altro buco nero, per esempio, supermassiccio, e l'onda gravitazionale in qualche modo viene deformata. Questo è il cosiddetto lensing gravitazionale. Si chiama così, è proprio come se il buco nero fa da lente,
e ingrandisce, in qualche modo ingrandisce o rimpicciolisce, a seconda di come si muove questa onda gravitazionale, l'ampiezza dell'onda gravitazionale stessa. Poi, senza che entro nei dettagli, però anche questo è una delle cose che cerchiamo di capire, ma ancora non esiste il lensing in generale, lo vediamo negli oggetti astrofisici, magari vi sarà capitato di vedere le famose foto di galassie un po' allungate attorno magari a un buco nero. Ecco, quello è il famoso lensing classico, e noi cerchiamo di anche trovare dei segnali che sono stati lensati, lasciatemi dire questo termine. A proposito di nomi, Riccardo chiede come si chiama la scienza che studia le onde gravitazionali. Ecco, questa è una bella domanda, perché in generale chi studia le onde gravitazionali è sempre stato a metà fra il fisico e l'astrofisico. Dipende tanto di che cosa ti occupi. Comunque, in generale, da quando abbiamo scoperto i primi segnali gravitazionali, è nata l'astronomia gravitazionale proprio. E in generale, questo è il nome, penso che sia questo il nome che ci diamo. Però siamo sempre un po' ibridi, no? Perché siamo fra gli astrofisici, fisici, un po' a metà. Senti, ci hanno chiesto poi un po' di cose riguardo agli interferometri. Abbiamo detto che ce n'è uno a Pisa in Italia. Come devono essere i posti ideali per costruire un interferometro? Perché a Pisa è un posto che va bene? Allora, sì, in generale, come vi dicevo, siccome questi strumenti sono molto sensibili e sono sensibili a qualunque tipo di rumore anche, il posto ideale deve essere un posto che è silenzioso. Silenzioso vuol dire anche a livello sismico, quindi sicuramente purtroppo non possiamo costruirlo all'Aquila, per dire, perché sappiamo che è una zona molto sismica, ma nemmeno, diciamo. Ecco, fatemi pensare, in generale ci serve un posto molto silenzioso e tranquillo, e magari dove non sappiamo che non arrivano degli tsunami ogni due per tre, e Pisa è una delle location prescelte proprio perché ha queste proprietà. Infatti è nella campagna pisana, non è proprio a Pisa, è un po' più defilata rispetto alla città di Pisa. Sofia, dalla classe quarta dell'Istituto Foscolo, ci chiede se ci sono luoghi nell'universo dove le deformazioni delle onde gravitazionali sono più evidenti. Allora, in generale, risponderei che sì, ci sono dei posti dove queste deformazioni sono più evidenti, ed è proprio vicino, più si avvicina più siamo vicini, per esempio, a un buco nero, più siamo in grado di sentire che lo spazio-tempo si muove tanto. In generale, direi che tutti quei posti dove c'è gravità forte, si dice, quindi dove lo spazio-tempo è tanto deformato, quindi anche in quel caso siamo in grado di, diciamo, di accorgercene un po' di più, però chiaramente noi non siamo in grado di mettere un interferometro vicino a un buco nero, perché capite bene che oltre ai problemi logistici ci sarebbero anche altri tipi di problemi, per cui verremmo risucchiati automaticamente dal buco nero. Però stiamo progettando di metterne uno nello spazio. Sì, esatto. Questo si lega un po' alla domanda di prima, perché nello spazio, per esempio, noi non abbiamo tutti i rumori che abbiamo nella Terra, anche per il semplice fatto che non ci sono gli umani sullo spazio e quindi non producono rumore, perché tutti noi quando camminiamo, ci muoviamo, facciamo rumore in qualche modo. E se avessimo tutti un interferometro portatile, sentirebbe tutto quello che facciamo. Quindi nello spazio è un buon posto proprio perché c'è il silenzio cosmico in generale. Sappiamo che ci sono molti meno rumori. Senti, Felice dalla seconda H della scuola Giordano Bruno di Nola ci chiede qual è l'onda gravitazionale più potente che abbiamo registrato. Cosa significa anche più potente? Questo te lo chiedo io che Sì, non lo so. allora, più potente che abbiamo registrato fin tra le più potenti che abbiamo registrato fino ad ora, c'è stato proprio il primo segnale gravitazionale. Per potente, allora, in generale, la potenza è che cos'è? Quanta energia è stata rilasciata in un secondo, per esempio, ok? E per avere questa energia tanto grande abbiamo bisogno quindi di masse tanto grandi. E nella prima detection, il primo evento che abbiamo
rivelato questa quantità di energia che è stata lasciata in frazioni di secondo era dell'ordine di 3 volte la massa del Sole. Allora, perché in generale una delle unità, altre unità di misura dell'energia è quella delle masse, utilizzare le masse come unità di energia. Quindi dovete immaginarvi 3 soli che esplodono. Ok, più o meno, diciamo così. Le soli che esplodono in una frazione di qualche secondo, meno di un secondo. Quindi Una cosa questo bellissima. è qualcosa di tanto, tanto energetico, sì. Andrea della Quinta B ci chiede se è possibile che un interferometro non rilevi delle onde gravitazionali e se sì, perché. Certo, sì. Allora, uno dei primi motivi è che, per esempio, l'onda gravitazionale che viene generata non è abbastanza potente, come dicevamo prima, no? Per esempio perché le masse sono tanto piccole e sì, si genera in quel caso il segnale gravitazionale, ma non si riesce a rivelare. Un altro motivo è perché, per esempio, c'è del rumore e noi non riusciamo a vedere effettivamente il segnale dentro i nostri dati. Quindi non sempre, non siamo finora riusciti a misurare tutte quelle che No, vengono prodotte. no, purtroppo no. Senti, siamo quasi alla fine, ci fanno ancora alcune domande che ti farei velocemente sulle origini delle onde gravitazionali. Per esempio, il Big Bang ha originato delle onde gravitazionali? Certamente sì, ed è infatti uno dei segnali che stiamo cercando di rivelare. Diciamo che in questo caso le onde gravitazionali del Big Bang non ci aspettiamo che siano dei segnali che durano poco, ma ci aspettiamo che ci sia un cosiddetto fondo di onde gravitazionali, di origine in questo caso si dice cosmologica, appunto, che appunto contiene tutti i segnali gravitazionali prodotti dal Big Bang fino ad oggi. E questo, diciamo, è uno degli aspetti più affascinanti, perché se veramente riuscissimo a rivelare questo segnale, vuol dire che noi saremmo in grado di tornare indietro di tantissimi anni e quindi andare a vedere poi effettivamente come avere un'immagine del nostro universo all'epoca del Big Bang. Una specie di album di fotografie. Sì. Da aggiungere a quello che esiste già, che è quello della cosiddetta cosmic microwave background, no? Che sappiamo, non so se avete in mente il globo con tutti i puntini colorati, quello è un altro tipo di fotografia. Se aggiungiamo anche la nostra di fotografia, possiamo fare un match delle due immagini e cercare di tirare fuori più informazioni possibili. Senti, ti faccio una domanda che fa riferimento anche alla scorsa diretta in cui abbiamo parlato di antimateria. Abbiamo raccontato un pochino che materia e antimateria, se si scontrano, producono dell'energia. Alla testa B ci chiedono se producono onde gravitazionali. Oddio, questa è una domanda difficilissima, perché sinceramente non saprei rispondere, ma in genere penso di sì, però non sono sicura della risposta. Ok, questo per dire che non sempre i fisici hanno tutte le risposte. No, nel senso che comunque non, in generale non. Diciamo che in genere sì, io direi di sì, perché per il semplice fatto che comunque a noi ci servono le masse, ok? Non ci interessa. Allora, la risposta è sì, ragionandoci meglio sì, perché comunque noi non è che a noi non ci interessa non le caratteristiche vere dei corpi. L'antimateria, nello scorso video, è praticamente uguale alla materia, ma ha una carica opposta, no? Questo era quello che vi aveva raccontato la mia collega nello scorso video. Però la massa è sempre la stessa, quindi a noi in questo caso non ci interessa che siano positivi o negativi, basta che c'hanno masse, quindi in generale sì. Bene, perfetto. E invece nel nostro sistema solare ci sono sorgenti di onde gravitazionali? Capita che ci siano delle onde gravitazionali? Sì, nel senso, nel nostro sistema solare sicuramente ci sono delle sorgenti di onde gravitazionali. Non è sicuramente, cioè noi non siamo sicuramente stati in grado di rivelarle, però sì, come vi dicevo, noi siamo costantemente sommersi da onde gravitazionali, tutto quello che ci circonda genera onde gravitazionali. Bisogna vedere se queste onde gravitazionali generate sono abbastanza grandi da essere viste dallo strumento. Michelle ci chiede se le onde gravitazionali possono servire per le abitudini quotidiane.
Ecco, queste sono le tipiche domande utilitaristiche, però beh, ora come ora, nella vita quotidiana no, però è sicuramente vero che tante delle tecnologie che sono state sviluppate anche per costruire l'interferometro, di fatto stanno già aiutando tutti noi. Per esempio, una cosa che a me piace tanto ricordare è che, visto che noi siamo così sensibili a tutti i rumori, e tra cui il rumore sismico, quello dei terremoti, è vero che l'interferometro può aiutare in qualche modo, ancora chiaramente non è niente di sicuro, niente di completo, però c'è un progetto per poter utilizzare questi interferometri anche per aiutare in qualche modo la previsione dei terremoti. Chiaramente ad oggi non siamo in grado di prevedere i terremoti, però diciamo che le tecnologie utilizzate per lo studio delle onde gravitazionali magari possono essere utili per studiare altre cose che quindi sono un po' più immediate. Iole Calabro ci chiede: e se non ci fossero le onde gravitazionali, che cosa succederebbe? Se non ci fossero le onde gravitazionali, da un punto di vista di noi oggi, nulla direi, per il semplice fatto che comunque queste onde gravitazionali sono tanto piccole, sono quasi impercettibili, ma infatti fino a prima della scoperta, della prima rivelazione, non è che la nostra vita è cambiata all'improvviso, no? Perché comunque ci sono sempre state diciamo, noi non è che dall'oggi al domani abbiamo cambiato modo di vivere perché c'erano le onde gravitazionali, però direi che insomma, oddio, non mi ricordo com'era la domanda. Cosa Hai succederebbe se non ci fossero le onde gravitazionali? detto? Nulla, secondo me nulla. Sicuramente, se non ci fossero scontri di stelle e così via, quello sarebbe un problema più grave. Beh, certo, forse quello sì. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Anna Laura della Quinta B ci chiede: cosa si prova quando si sente un'onda gravitazionale? Noi non proviamo nulla, come dicevo, questo è legato alla domanda di prima, perché comunque non è che ci provoca un effetto visibile o che possiamo sentire. Niente, insomma. E invece quando tu hai saputo che avevate misurato per la prima volta le onde gravitazionali, come ti sei sentito? Beh, questo è un altro discorso e sicuramente è stato emozionante, perché comunque è stata, diciamo, la culminazione un po' di tanti anni di lavoro, non tanto miei, ma dei miei colleghi un po' più avanti con la carriera, è stato molto emozionante sicuramente, perché erano tanti anni che aspettavamo di vedere questo segnale, alla fine è arrivato ed è arrivato pure in maniera eclatante, perché come vi dicevo è tra gli eventi più energetici che sono stati visti, quindi insomma è stata una vera e propria esplosione nei dati ma anche nella collaborazione. Arcangelo ci chiede, e con questo veramente chiuderei, perché si è voluto e si è dovuto condurre per tanti decenni una ricerca così impegnativa? Beh, allora, effettivamente la ricerca delle onde gravitazionali comincia più di 50 anni fa. E perché si è voluto? Perché in qualche modo è, diciamo, un altro strumento, un altro modo per studiare il nostro universo. È come se ti chiedessi a che è servita l'astronomia. Beh, è servito comunque a farci capire chi siamo, da dove veniamo, cosa sono quei puntini, gialli che vediamo nel cielo di notte, a rispondere comunque a tutte quelle domande che in genere le scienziate si pongono. Era una sfida, sicuramente, perché lo stesso Einstein non credeva alla possibilità di misurare degli effetti così impercettibili, e adesso ci ritroviamo però con un modo nuovo per studiare il nostro universo. E vi dicevo prima, per esempio, abbiamo capito che esistono dei buchi, che effettivamente esistono dei buchi neri che possono essere accoppiati e scontrarsi. Abbiamo visto che degli elementi pesanti, tra cui quelli che ci compongono, vengono creati proprio in questi processi astrofisici. E senza le onde gravitazionali probabilmente non saremmo stati in grado di capire tutte queste cose. Poi ci sono tantissime altre conseguenze, ma potremmo parlarne per un bel po'. Bene, il nostro tempo però purtroppo è finito. Mi spiace che non siamo riusciti a rispondere alle domande di tutti voi, ma rispondo a una domanda che ci è arrivata in chat. Possiamo contattarvi in un secondo momento? Certo che sì.
potete contattarci trovandoci sul nostro sito web www.infn.it, su tutti i social, su Facebook, su Instagram, su Twitter. Qui su YouTube potete anche iscrivervi al nostro canale cliccando sul bottone rosso iscriviti qui sotto, riceverete anche gli aggiornamenti dei prossimi appuntamenti. Il prossimo sarà la prossima settimana, come vi dicevo, lunedì 9, e parleremo di materia oscura con un altro nostro ricercatore. Intanto ringrazio Ornella di essere stata con noi oggi. Grazie, grazie a voi. E vi aspettiamo e se siete degli insegnanti, potete anche iscrivervi alla nostra mailing list, trovate il link nella descrizione di questo video e vi aggiorneremo volta per volta sugli appuntamenti dedicati a voi e ai vostri ragazzi. Grazie a tutti di essere stati con noi.